Da qualche settimana siamo nel 2021, in tanti si chiedono a che punto sia il piano sanitario per il nostro territorio. In particolare è arrivata una richiesta da parte del sindaco Archetti affinché ci sia prossimamente un incontro con IRES che la regione ha incaricato di fare delle valutazioni sulla situazione appunto sanitaria attuale, sulle esigenze e sugli possibili sviluppi. Sindaco? Sì, in effetti durante l'ultima riunione della rappresentanza in cui era presente, perché avevamo invitato ed è stato così gentile da esserci il consigliere Preioni che rappresenta la regione, abbiamo saputo da lui che la regione prima di definire esattamente quello che sarà l'assetto della sanità del DCO nel futuro ha deciso di incaricare IRES, che è l'Istituto per le Ricerche Economiche e Sociali di cui si avvale la regione, di fare un'analisi di quella che è la situazione e avere quindi dei dati oggettivi su cui ragionare, su quelli che possono essere gli assetti migliori per il futuro. Io credo che sia una cosa positiva, quindi raccogliendo la sollecitazione di Archetti, che poi ho sottoposto alla direzione ASL, credo che sia opportuno chiedere all'assessorato regionale alla sanità di metterci in qualche modo in contatto con IRES. Noi ci mettiamo a disposizione come rappresentanza, ma so che anche le altre, diciamo, rappresentanze del territorio, che possono essere per esempio l'Ordine dei Medici, sono disponibili ad un confronto per aiutare IRES ad avere un quadro complessivo di quella che è la situazione di tutto l'ASL DCO, che va appunto dalle valli ossolane nelle loro punte più estreme fino al Basso Cusio che, anche se è provincia di Novara, comunque fa parte della nostra ASL e fino a Cannobbio. Quindi è giusto, sarebbe opportuno un confronto in cui potremmo dare anche noi, magari non tanto delle opinioni, ma quanto degli elementi di cui ciascuno è a conoscenza, affinché questo studio possa essere il più possibile oggettivo e che quindi poi le decisioni conseguenti tengano conto di tutte le peculiarità del VCO, magari voltando pagina rispetto alle divisioni del passato e pensando a quello che potranno essere i nuovi scenari, perché di sicuro tante cose che prima si davano per scontate non lo sono più, quest'ultimo anno ce lo ha evidenziato, confidando anche che nel futuro ci siano delle risorse importanti, perché sicuramente saranno fondamentali.